Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, la parola che oggi ascoltiamo ci fa contemplare ancora una volta lo sguardo di Gesù nei confronti delle folle. È uno sguardo pieno di compassione e di amore che lo spinge ad inviare i suoi 12 discepoli ad annunziare il Vangelo. Chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati per celebrare con frutto questa Eucaristia. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti immondi per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo e Tedeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi e scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quest'oggi iniziamo ad ascoltare, di domenica in domenica, il secondo grande discorso nel Vangelo di Matteo. Dopo il primo grande discorso, il discorso della montagna, c'è questo secondo, che è il discorso missionario. E come abbiamo iniziato a percepire, è un'istruzione dei 12 apostoli
a proposito dello stile che devono avere nell'annunzio di quanto Gesù stesso ha fatto e ha compiuto, realizzando essi stessi quanto Gesù aveva iniziato. Ora, l'intensità di queste parole è tale che chiede una prolungata attenzione, una personale e interiore ripresa, perché queste parole decantino nel nostro cuore. Semplicemente pongo tre accenti. Il primo è sullo sguardo di Gesù. Gesù è ritratto dall'Evangelista Matteo mentre opera e predica, attraversando città e villaggi e sostando a insegnare nelle sinagoghe. E in questo momento il suo sguardo si arresta sulle folle, quelle folle che lo seguono, che lo ascoltano, che insieme chiedono da lui guarigioni. Sono come pecore che non hanno pastore. Cioè c'è un gregge disperso, stanco, sfinito, errante, senza guida, senza un pastore che lo riconduca. Questa espressione delle pecore che non hanno pastore viene dalla Torah, dal libro dei Numeri, dove il popolo di Dio è descritto tramite l'immagine del gregge. Un popolo e un gregge minacciato di non avere più un pastore nel momento in cui Mosè verrà meno. Ed è lo stesso Mosè che prega il Signore di mettere a capo della comunità, dopo di lui, un uomo che possa, dice, precedere il loro uscire e il loro entrare, così che quella comunità non sia più un gregge senza pastore. Senza pastore il gregge è disperso, è in preda ad animali feroci, è scarnificato dai ladri, è cacciato. Ecco perché Gesù ha compassione di questa miseria e di fronte alle folle si commuove. La dispersione è grande, ma questa miseria è anche il segno di un giudizio prossimo di Dio, di una mietitura ormai vicina. E infatti ecco la seconda immagine, dopo l'immagine del gregge e l'immagine della messe. Un'immagine che fa sentire la vicinanza del giudizio. Quando Dio raccoglierà i suoi granai, ebbene quello sarà il giudizio. Tuttavia il campo è sterminato, perché estesissima è la dispersione dei figli di Dio. E allora ecco il comando. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Questi operai che potrebbero apparire come appunto coloro che realizzano il giudizio sono uomini e non angeli, come nella tradizione apocalittica. Cioè sono quegli stessi seminatori descritti nella parabola del seminatore. Sono coloro che proclamano la parola di Dio, ma insieme proclamano anche una parola di giudizio. Insomma, c'è una messe che è di Dio e Lui solo ha l'iniziativa di mieterla. Ma i discepoli devono pregare perché Dio invii, perché Dio mandi operai per realizzare questa sua decisione. Ed è Dio stesso che sceglie i messaggeri della parola, che sceglie gli operai. Questo servizio della parola si compie se Dio lo vuole, si compie attraverso chi Lui vuole, sicché l'iniziativa rimane unicamente nelle mani di Dio. Quest'opera di Dio richiede però l'azione, il lavoro degli uomini che Dio chiama. Notate che Gesù non comanda ai discepoli di essere operai di Dio, bensì di pregare. E la stessa missione dei dodici che seguirà la chiamata
è il risultato appunto della chiamata di Gesù, cioè della sua opera e quindi dell'opera di Dio. Naturalmente a noi sorge spontanea la domanda: perché domandare a Dio? Perché supplicarlo per ciò che riguarda anzitutto Lui, che è colui che chiama, che è colui che elegge? Perché chiedere una cosa appunto per Lui? Qui sta il grande mistero della preghiera. Dio, come Gesù, vede queste pecore che non hanno pastore. Dio vede perfettamente i bisogni della Chiesa, ma vuole che noi domandiamo, che noi supplichiamo, che noi preghiamo, perché noi ne abbiamo bisogno. Di questo abbiamo davvero bisogno. Perché il regno venga, perché sia santificato il suo nome, occorre che si compia la volontà di Dio, che riguarda tutti gli uomini, che riguarda il mondo, che riguarda tutti i figli dispersi. E allora nella preghiera noi acceleriamo la venuta del regno di Dio. Estendiamo nell'orazione ciò che Gesù ha iniziato e chiediamo il compimento della sua promessa. Entrare nello sguardo di Gesù, obbedire al comando di pregare, significa proprio entrare nel suo orizzonte del regno e comprendere che noi anzitutto riconosciamo che Dio è all'opera, che Dio non smette di instaurare il suo regno, ma lo fa appunto con coloro che chiama. Secondo accento: Gesù investe i suoi in fondo degli stessi suoi poteri, di quelle opere che egli stesso ha esercitato. Gesù scacciava i demoni, guariva i malati e gli infermi, e in questo modo faceva sentire la presenza, la forza, la novità del regno di Dio. Quegli stessi poteri ora sono dati ai dodici, perché quanto i dodici faranno sia coerente e in continuità con quanto Gesù ha fatto e quello stesso regno sia avvicinato. E anche il comando dell'invio riprende esattamente queste stesse parole, mostrando che per mezzo di quelle azioni che Gesù ha compiuto si avvicina il regno dei cieli. La missione per ora è limitata. Qui è solo per Israele. Si escludono samaritani e gentili. Secondo la prospettiva di Matteo, che vede due momenti, anzitutto l'annuncio a Israele e poi dopo la resurrezione l'allargamento a tutta l'umanità, anche ai gentili. Ma questa concentrazione sulle pecore perdute in fondo raddoppia quanto Gesù ha detto prima. Perché? Perché quello sguardo di Gesù alle pecore che non hanno pastore diventa lo sguardo degli apostoli, esattamente gli inviati nei confronti del popolo di Israele, quasi a dire: devono avere lo stesso sguardo di Gesù e solo così avvicineranno il regno. I grandi segni messianici che sono stati preannunziati dai profeti, gli infermi guariti, i lebbrosi purificati, i demoni scacciati, quegli stessi segni che poi saranno ripetuti a Giovanni il Battista, ebbene, quei segni dicono che il regno si sta manifestando, che attraverso l'opera dei dodici è lo stesso regno di Dio che avanza. Il terzo accento va sull'elenco dei dodici. Già nell'Antico Testamento ci sono elenchi: i figli di Ismaele, i discendenti di Esaù, i discendenti di Giacobbe, i figli di Giacobbe, la genealogia di Mosè e così via. E questi elenchi permettono di creare un ponte, di creare un legame fra i vari momenti della storia. Momento in cui il popolo scende in Egitto e poi esce dalla terra d'Egitto verso la terra promessa con l'Esodo. Piuttosto che nei profeti, gli elenchi ricordano i capi tribù,
i nomi delle porte della città santa, riprese anche dall'Apocalisse, ogni porta appunto al nome di un apostolo. Ora, questi 12, il numero 12 richiama le tribù di Israele, ma dice anche in fondo la vocazione a un compimento di quella storia iniziata col popolo di Israele e che trova proprio nel Cristo risorto la sua pienezza. Ma quell'elenco è fatto di coppie, a due, quasi a dire non da soli, ma insieme. E poi nell'elenco dei nomi emergono almeno tre particolari. Il primo è legato alla doppia menzione dei fratelli. Si parla di Andrea, fratello di Simon Pietro, e poi di Giacomo e Giovanni, anch'essi fratelli. Quasi a dire, la sequela di Gesù non cancella la storia. C'è una fratellanza di sangue che può ritrovarsi nella novità di seguire Gesù. E poi, secondo particolare, Matteo è ricordato come il pubblicano, una professione infame, un lavoro che, secondo un decreto del Sinedrio, escludeva dalla comunità di Israele. Quella storia rimane come un peso in quest'uomo, che però è chiamato da Gesù. E chiaramente, avendo lasciato quel banco delle imposte, seguiva Gesù, ma portandosi dietro tutto il peso della sua vicenda. E infine Giuda Iscariota, il traditore. Già si vede l'ombra della croce, anche in questo gruppo dei dodici. Chiediamo al Signore di entrare nel suo sguardo verso l'intera umanità, verso quella folla dispersa che non ha pastore, di entrare con la nostra preghiera nel suo cuore, di cogliere la grandezza della sua misericordia nei confronti di tutti noi, di comprendere che da quello sguardo noi siamo amati, da quelle parole e da quella missione noi siamo salvati. E percepiamo ancora la forza della sua chiamata a coinvolgere ancora tante persone perché il regno di Dio si avvicini. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione con te, così realizzi l'unità di tutta la Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.